Vediamo adesso il metodo di analisi di un circuito elettrico comodo quando ci si presenta una configurazione di resistori in serie e conosciamo la tensione presente ai loro capi. È un metodo che non aggiunge niente a ciò che già sappiamo sul funzionamento dei circuiti e sulle leggi che li regolano, ma che torna utile per semplificare dei calcoli. Ricordiamoci che fare calcoli più semplici o con meno passaggi comporta anche una minore possibilità di compiere degli errori di calcolo stessi. Quindi la situazione in cui torna utile questo metodo che prende il nome di partitore di tensione ci si presenta quando sono verificate queste due situazioni. La prima è che nel circuito siano presenti dei resistori in serie. La seconda condizione è la conoscenza della tensione totale ai capi della serie. Vediamo il metodo con un esempio circuitale, così ne approfittiamo anche per ripassare metodi di analisi che abbiamo già visto. Consideriamo un semplice circuito, ad esempio costituito da un generatore di tensione e tre resistori in serie. Quindi il generatore di tensione caratterizzato dalla tensione sui capi. Stiamo considerando circuiti in regime permanente, quindi in corrente continua, e i tre resistori, nominiamoli R1, R2 ed R3. Supponiamo di conoscere il valore dei componenti fin qui forniti, quindi supponiamo di conoscere la tensione del generatore. Abbiamo detto continua, quindi costante, diamogli un valore di 30 volt. Supponiamo che R1 sia 5 ohm, scegliamo dei valori che ci aiuteranno a fare dei calcoli semplici. R2 sia 10 ohm, R3 sia 15 ohm. Applichiamo adesso i metodi che abbiamo visto da utilizzare nell'analisi. Identifichiamo le grandezze elettriche presenti nel circuito, abbiamo identificato la tensione perché ci viene fornita attraverso il generatore di tensione e abbiamo un circuito composto da un'unica maglia, quindi tutti i componenti sono interessati dalla stessa corrente che li attraversa. Nella scelta della corrente rispettiamo la convenzione dei segni per il generatore, che è l'unica che in questa configurazione circuitale ci spinge alla scelta di un verso per la corrente nella maglia, quindi scegliamo, come sappiamo, la corrente uscente dal morsetto più del generatore in modo da rispettare la convenzione sui segni. Diamo alla corrente, ad esempio, il nome IA. Andiamo adesso a identificare le altre grandezze, che sono le tensioni, i capi dei vari resistori, quindi rispettando in questo caso la convenzione dei segni per i bipoli passivi, quindi dando il segno più alla tensione nel morsetto nel quale entra la corrente IA che abbiamo appena indicato. Quindi questa sarà la V1, questa sarà la V2 e questa sarà la V3. Vedete sempre il segno più nel morsetto dove entra la corrente IA. E supponiamo che la richiesta della soluzione del nostro circuito sia il calcolo di V2. V2 è l'incognita alla quale vogliamo giungere con i nostri calcoli. Procediamo con quello che sappiamo, quindi applichiamo il metodo di semplificazione del circuito. Abbiamo riconosciuto che i tre resistori R1, R2 ed R3 sono in serie perché sono
presenti sull'unico ramo, come dire, un circuito molto semplice, anomalo, chiamiamolo così, nel senso che è un unico ramo percorso quindi dall'unica corrente IA, e quindi resistori sullo stesso ramo, percorsi dalla stessa corrente, vuol dire resistori in serie. Allora, ridisegniamo il circuito con la resistenza equivalente della serie, quindi continuiamo a mantenere il nostro generatore VG, chiamiamo R4 la resistenza equivalente della serie, il generatore continuerà a erogare ovviamente la corrente IA, ricordiamoci il circuito equivalente, quindi non cambiano le grandezze elettriche per i vari componenti che via via non vengono interessati dalle nostre semplificazioni. R4 sappiamo essere data dalla somma di R1 più R2 più R3 uguale 5 più 10 più 15, sono 30 ohm la resistenza equivalente. Identifichiamo anche la tensione ai capi di R4, sempre rispettando la convenzione sui segni, quindi il più dove entra la tensione, chiamiamo questa la V4, la tensione ai capi di R4. Notiamo subito che i morsetti, i capi di R4 coincidono con i capi del generatore, quindi nel nostro circuito avremmo ovviamente che V4 è uguale a VG del generatore, coincidono anche i segni che sono concordi e quindi l'espressione è positiva, quindi V4 è uguale a VG e sappiamo essere uguale a 30 volt. A questo punto possiamo determinare la corrente nel circuito dalla semplice applicazione della legge di Ohm. Osserviamo il resistore R4, conosciamo la tensione sui capi V4, conosciamo la corrente, cioè conosciamo il verso della corrente che abbiamo posto entrante, dove il più della tensione V4, quindi abbiamo rispettato la convenzione dei segni, pertanto la legge di Ohm la scriviamo in termini positivi, indicando IA, la corrente nel resistore, come V4 fratto R4, quindi l'applicazione della legge di Ohm, che abbiamo detto essere uguale a VG diviso R4 in questo caso, per la coincidenza di V4 con VG, quindi 30 volt diviso 30 ohm, semplicemente 1 ampere la corrente continua circolante nel nostro circuito. A questo punto il circuito equivalente semplificato è completamente risolto. Torniamo nel circuito di partenza. A questo punto noi di questo circuito conosciamo, oltre che i valori delle resistenze, dei valori della tensione del generatore, a questo punto conosciamo anche la corrente IA appena calcolata uguale a 1 A, quindi possiamo andare a determinare la tensione ai capi di R2 applicando la legge di Ohm per il resistore R2, la corrente IA entra nel più, quindi abbiamo rispettato la convenzione sui segni e per questo motivo possiamo scrivere V2, dato dalla legge di Ohm, R2 per i 2 che è la nostra IA, quindi R2 vale 10 ohm per 1 A, sono 10 volt di tensione ai capi di V2 e questa sarebbe la soluzione ricercata. Andiamo però a riscrivere l'espressione finale di V2 tenendo conto dei risultati ottenuti in precedenza in modo da determinare una formula che ci consentirà di generalizzarla e di applicarla in tutti i casi analoghi a quello che stiamo studiando. Quindi riscriviamo la tensione ai capi di R2 e la V2 come R2 per IA, sostituiamo a IA
l'espressione che abbiamo ricavato prima, quindi andiamo a sostituirla in questa. Quindi abbiamo R2, scusate, abbiamo R2 per IA, che lo scriviamo come VG fratto R4, questa espressione uguale, riordiniamo semplicemente mettendo VG davanti alla frazione, qua scriviamo R2 diviso R4 uguale VG ancora R2, e R4 sappiamo essere la somma, quindi la serie di R1 più R2 più R3, quindi andiamo a sostituire questa denominatore, quindi avremo R1 più R2 più R3. Quindi vediamo che la tensione ai capi del resistore di nostro interesse, cioè la V2, quindi ai capi del resistore R2, è ottenuta a partire dalla conoscenza della tensione totale applicata ai capi della serie, che è quella del generatore, moltiplicata appunto la resistenza R2 di nostro interesse, diviso la serie, quindi la somma di tutte le resistenze presenti appunto in serie. Questa scrittura la possiamo, questa formula, questa dipendenza, diciamo, che abbiamo trovato, la possiamo generalizzare, quindi supponiamo di avere, generalizziamola in questo modo, supponiamo di avere una serie di resistenze R1, poi ancora altre resistenze quante ne vogliamo, poi una resistenza RX ancora in serie fino a una certa resistenza RN qualunque, quindi con questa rappresentazione indichiamo una serie di N resistenze in serie. Se noi conosciamo la tensione totale ai capi della serie, chiamiamola VS, V della serie, quindi quella presente tra il punto A e il punto B, cioè all'estremità della serie, e noi vogliamo calcolare, determinare la tensione ai capi di Rx, una qualunque delle resistenze che compongono la serie, intanto la Vx deve avere segni concordi con quella della serie Vs, quindi il più sullo stesso lato, in questo caso a sinistra, la formula precedente la possiamo generalizzare in questo modo: la tensione di nostro interesse Vx è data dalla tensione totale ai capi della serie, la Vs, moltiplicata la resistenza ai capi della quale noi vogliamo calcolare la tensione, diviso la somma di tutte le resistenze che compongono la serie, quindi la resistenza equivalente della serie. Questa espressione ci fornisce l'espressione generalizzata di quello che prende il nome di partitore tensione. Quindi questa è una regola del partitore di tensione e vale in tutti i casi in cui noi abbiamo resistenze in serie, conosciamo la tensione totale ai capi della serie e vogliamo calcolare la tensione ai capi di una delle singole resistenze. Vedete che nel procedimento non abbiamo aggiunto niente di nuovo, abbiamo semplicemente calcolato la resistenza equivalente, usato la legge di Ohm, però arriviamo a una formulazione che ci consente in un unico passaggio di calcolo di giungere al risultato finale, quindi minori passaggi, minore possibilità di commettere errori e quindi una maggiore rapidità nell'arrivare alla corretta soluzione del nostro circuito.